Continuiamo a parlare delle borse, anzi dell'altalena delle borse, dell'incertezza economica causata dalle crisi geopolitiche internazionali che hanno caratterizzato questa prima settimana dell'anno. Ne parliamo con l'economista Michele Geraci, responsabile del China Economic Policy Program della Nottingham University Business School, collegato in diretta con noi dalla sede di Londra. Ben trovato a RNews24, professore. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, le borse asiatiche hanno fatto il cosiddetto rimbalzo e sono tornate positive. Ci spiega che cosa le ha rassicurate? Ma fondamentalmente è un rimbalzo minimo, anche se diciamo, 2% ormai per Shanghai è come se fosse piatto, ormai siamo abituati a una grandissima volatilità. Shanghai si muove più o meno 4%, addirittura più o meno 7% negli ultimi giorni, quindi questo rimbalzo di oggi intorno al 2% è in un certo senso un po' poco significativo, diciamo, noi lo chiamiamo piatto, è qualunque movimento che sia al di sotto del più o meno 2%. Il motivo è un po' il governo ha fatto questa marcia indietro, ha sospeso quel meccanismo di interruzione delle trattazioni che aveva instaurato proprio all'inizio dell'anno e per 2 volte è stato quindi diciamo, attivato. Quando il mercato è crollato di meno 7 ieri e di meno 7 3 giorni fa. Quindi questo ha dato un po' di respiro ai mercati. Ripeto, era un meccanismo che io non avevo compreso perché il governo lo avesse introdotto, perché è un meccanismo perverso. Da un lato il governo l'aveva introdotto per cercare di limitare la volatilità, ma non credo ci avessero pensato bene. In realtà quel meccanismo amplificava la volatilità ed è per questo che quando il meccanismo era in funzione avevamo variazioni appunto 5-7%. Appena il meccanismo è stato tolto, abbiamo visto cosa è successo oggi, un leggerissimo più 2. Quali cambiamenti economici di Pechino riflettono i mercati? Cioè, che cosa sta cambiando nell'economia reale cinese? Allora, i mercati riflettono ben poco di quello che è l'economia reale, c'è questa disconnessione, l'ho detto in passato anche a mo' di battuta, il mercato di Shanghai si comporta più come un casinò che come un mercato azionario, quindi bisogna essere abbastanza cauti nel leggerne le performance. Ciò posto, l'economia cinese ha dei problemi, sta attraversando un periodo delicato di transizione, la crescita del PIL viene continuamente rivista al ribasso, anche se diciamo, sono numeri che noi in Europa ci sogniamo, stiamo parlando di un più 6, più 6,5%, magari qualcuno non crede neanche che questi numeri ufficiali siano veri e ritiene che la crescita effettiva sia intorno al 4-5%, ma comunque stiamo parlando di numeri molto diversi di quelli a cui siamo abituati in Europa. Comunque c'è questa sfida che il governo cinese deve così fronteggiare, un'economia che rallenta anche con numeri elevati non è buono perché ci ha abituati a un 10% di crescita annuale nel trentennio trascorso. Quindi la Cina deve riaggiustarsi. I mercati, anche se c'è questa disconnessione con l'economia reale, in un certo senso strumentalizzano anche i risultati economici e li usano come scusa per vendere ed è un po' quello che è successo negli ultimi 3 giorni. E anche le piazze europee, diciamo, strumentalizzano la performance asiatica per vendere. Quanto conta la frenata cinese per gli scambi di materie prime, in particolare del petrolio, tra l'altro su cui pesa anche la crisi geopolitica tra Arabia e Iran? Beh, allora, sul petrolio in particolare c'è un po' di diciamo, scarsa comprensione o forse superficialità nell'analizzare. Se noi guardiamo il valore delle importazioni di petrolio che la Cina ha fatto lo scorso anno, queste sono crollate del 40% e questo viene così, diciamo, superficialmente visto come un dato allarmante perché se la Cina compra meno petrolio vuol dire che la domanda interna e l'uso del petrolio scarseggiano e quindi può essere un indicatore di scarsa domanda e di scarsa crescita economica. Però non è così. Il valore delle importazioni è sceso del 40% perché il prezzo è sceso del 50% e quindi in quantità la Cina ha importato il 10% in più di barili. Quindi non è esattamente corretto dire che la domanda di petrolio da parte della Cina si è affievolita. La Cina ha comprato più petrolio quest'anno di quanto ne abbia comprato l'anno scorso. È soltanto che il prezzo è sceso e quindi l'ha pagato meno. Quindi attenzione a leggere i dati delle importazioni, bisogna leggerli da entrambe le parti, sia da un punto di valore del denaro, quindi in dollari, ma è più importante anche in quantità. E quali sono le ripercussioni sulle economie emergenti di tutto quanto sta succedendo?
Per quanto riguarda il sud-est asiatico, è chiaro che un rallentamento economico ha una grossissima influenza sugli altri paesi in negativo, ma c'è anche un lato positivo. Il rallentamento economico cinese è anche dovuto a un aumento del costo della manodopera, che rende un po' meno competitive il manufatto cinese, quindi le industrie cinesi. Cosa succede? Che molti operatori, tra l'altro anche aziende europee, aziende italiane, a questo punto sono così incentivate a prendere le loro fabbriche dalla Cina e trasferirle in questi altri paesi del sud-est asiatico, per esempio il Vietnam. Quindi da una crisi interna della Cina può nascere un'opportunità anche per i paesi del sud-est asiatico, perché diventano ricettori di quello che è stata la Cina negli ultimi 20 anni, e quindi un po' il sistema si autobilancia. Quindi sul sud-est asiatico vedo un leggero lato negativo, che è quello immediato delle importazioni di appunto dello scambio tra i paesi, ma anche questo lato positivo potrebbe essere, diciamo così, il Vietnam, lo dico così a mo' di battuta, potrebbe essere la nuova fabbrica del mondo, ovviamente date le dovute cautele perché la dimensione è diversa, così come è stata la Cina negli ultimi 20 anni. Grazie Michele Geraci, professore alla Nottingham University Business School, per essere stato con noi. Grazie. Un'ultima ora sulle entrate tributarie: c'è stato un balzo nei primi 11 mesi del 2015, nel periodo gennaio